Raga, oggi mi sono svegliato con un dolore alle spalle allucinante. Cioè, questa è la massima altezza con cui riesco ad alzare il braccio. Se provo ad alzarla di più, mi fa un male cane. Devo aver dormito malissimo stanotte. Ma adesso mi sgranchisco un po' le dita e il corpo con una bella gara a CTR. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixane e benvenuti in questo nuovo episodio di Crash Bandicoot Nessuno, di Crash Team Racing, non di Crash Bandicoot. Ben trovati in questo secondo episodio di CTR. Quest'oggi andremo a fare Grotto e Mistero e sicuramente andremo a sfidare Rip e Roo. Faremo anche uno o due livelli della mappa successiva. Ma prima dedichiamoci a Grotte Mistero. Anzi no, dopo Grotto Mistero ce n'è un altro da fare. C'è Pista Cloaca, la mia pista preferita. Pista Cloaca. Come cazzo si dice, non lo so. Anche qua c'è una scorciatoia che ho appena perso perché volevo prendermi le cassette. Bravo Polar, vai contro subito la mia pozione. Io non riesco mai poi a prendere quelle cazzo di tartarughe. Cazzo, c'era Coco dietro di me e non sono riuscito a prenderlo con il coso, con le bombe. Queste palle di fuoco poi si evitano con niente, basta andare in centro. Cacchio, per un pelo gliela mettevo davanti la pozione, cioè la TNT. E che palle, sprechiamo benissimo. Che culo gente! Quanto è avvincente, cazzo. Comunque sto facendo davvero schifo. Adesso provo a prendere la scorciatoia, visto che c'è anche la tartaruga alzata. Questa è la scorciatoia di Grotto e Mistero. Però non è servita a niente, perché questa merda di Pura mi è passata avanti lo stesso. Dov'è? Dov'è Pura? Muori, cazzo. Perché non l'ha presa? Ok, adesso ho tutto potenziato. Ora ha preso la mia TNT. No, ma che cazzo fai? Meno male che ho messo una nitro davanti alla tartaruga. Qualcuno la prenderà, no? Sa che l'ha presa coso, Crash. E qualcun altro la prenderà adesso. È l'ultimo giro, gente, anche. Sempre Polar. Sempre Polar che prende le mie nitro. Chi la prenderà adesso? Quella non la prenderà nessuno, secondo me. Dai, sto andando bene stavolta. Per evitare quella cazzo di palla stavo finendo nel buco. Comunque, gente, sono quasi arrivato in fondo. Li ho seminati gli altri praticamente. È stato bravo questo giro, eh? Vediamo quanto ci ho messo. Di più del secondo giro, comunque. Un secondo in più. Tanta roba. Parara, pa, 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 pa. Dai, andiamo alle premiazioni. Voglio la premiazione. Pa, 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 pa. Vai, bravo tipa. Cosa mi dici? Complimenti! Hai vinto un trofeo! Adesso cosa mi dirà? Uka Uka? Aku Aku volevo dire? Vediamo. Saltando puoi ottenere un turbo la cui intensità dipende da quanto tempo riesci a restare sospeso in aria. Più tempo resterai esatto. In aria, più forte sarà il turbo che otterrai ricadendo a terra. Per turbo super prova a prolungare i salti usando il tasto R1. R1? Ovvio! Vai! Grazie Uka Uka, Aku Aku, scusa. Andiamo a fare la mia pista preferita adesso. Ho fatto un giro troppo lungo però, dovevo andare dall'altra parte. Pista Cloaca, arrivo! La mia pista preferita! Sì, che bello. Questa è la mia pista preferita in assoluto e adesso vedrete anche il perché. Cavati Cortex di merda! Perché questa pista c'ha un sacco di trucchi. C'è sia una scorciatoia qui, che adesso la prendiamo
subito. Se la riesco a prendere. Non ci sono riuscito a prenderla. Che palle. E a parte quello c'è anche questi da sfruttare. Questi salti. Ehi baby. Ehi baby. Guardate quanto va in alto. Ehi baby. Vai. Ehi baby. Cazzo, quel coso lì sempre lo becco. Dai, che palle. Perché non si è sbloccato? Queste mappe sono fatte proprio male. Sapete che alcune scorciatoie di CTR sono dei veri e propri bug della mappa. Li vedremo più avanti. Comunque, adesso io devo assolutamente prendere quella scorciatoia. Bravo, così la prendo sicuro con la maschera. Eccola. Questa è la mia scorciatoia. E si scende di qua subito senza perdere tempo. Guardate quanto abbiamo tagliato. Sono un mostro a questa pista. Almeno stavolta non mi sono incastrato. Cioè li ho già seminati di brutto. Che ne dite di 12 secondi in meno, non 12, 13 secondi in meno sul giro precedente, eh? Direi che sono una bella cifra. E non sono riuscito a prenderlo. E vabbè, non si può voler tutto dalla vita. Va così forte che ha paura persino lui della sua macchina. Minchia quanto sono lontani. Lontanissimi proprio. E vince anche pista cloaca. Grande, solita premiazione con la tipa tettona. Però noi andiamo avanti. Adesso c'è Ripperu che ci parla. Devo metterti pure i sottotitoli, devono metterti. Bravo. L'ultimo che arriva è fesso. Pensi che abbia paura? Vai, ti sfida a occhi chiusi. Ah. Guardate come trema la sua macchina. Almeno a guidare non porta le camicie di forza. Vi ricordo che Ripperu rilascia le TNT, è vero. Che missile di merda, non l'ha seguito. Ecco una stella. Oh, mi sta seminando, eh. Ai. Vabbè, dai. Non lo riesco a beccare. Porca troia. Forse con la bomba è meglio. Almeno posso tirarla quando voglio. Che mira. Con le bombe ci so ancora fare, Ripperu. Ti sei stupito. Stiamo sperando che passi lì dove c'è la pozione. Qua devo prendere la scorciatoia. La bomba la devo tenere, è troppo utile. La bomba è utilissima, più utile dei fulmini. Vai, vai, dico dai. Vai che spacco il culo. Pa 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 la 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 la. Beh, dai, l'ho seminato, Ripperu. Seminato di brutto. Ho voluto fare il coglione. Stavo per perderlo. Stavo aspettando per tirargli una bomba e farlo rimanere lì, giusto per fare il figo. Cazzo, stavo perdendo. Meno male che mi ha sbattuto contro. Ho sbagliato tasto, ho premuto il quadrato invece che la X, stava andando indietro. Ma di, cioè, mi è andata davvero di culo. Guardate come è bravo Ripperu. Guardate cosa vi dice.
Buona fortuna, ti servirà. Lui è il più bravo di tutti. È il più bravo boss di tutti, Reaper Roo. Gli altri invece sono più spacconi. E abbiamo aperto la porta. Complimenti, sei riuscito ad aprire questa nuova zona. Qui troverai altre 4 piste. Buon divertimento. Qui troverai altre 4 piste. Buon divertimento. Questa dovrebbe essere la zona mia, la zona di Dingo Dile. Ah no, qua c'è la zona speciale. Devo andare dall'altra parte però. C'è la zona delle gemme, delle piste speciali, colosso mobile, pista turbo. E poi le coppe anche ci sono lì. Vedete qui? Adesso non so se ci si può andare. No, non ci si può andare, servono 2 chiavi. Comunque quei 5 pallini che vedete di sotto sono le coppe. Le coppe delle gemme. E prendendo le gemme si sblocca il coso. Le piste speciali, pista turbo e colosso mobile. Qui siamo nella zona di Papu Papu. Andiamo a fare un livello? Ma sì, andiamo a fare questo. Tempio Tiger. Questa, se non sbaglio, è la pista che odio più di tutti. Ah no, non è questa. È Arena Piccola la pista che odio di più di tutti. Questa mi piace, Tempio Tiger è bella. C'è la scorciatoia che si prende con le pozioni e le bombe. Adesso vedrete. E io pensavo che fosse questa la pista di Tiny. Non è questa la pista di Tiny. La pista di Tiny è Arena Piccola. Solo che per l'italiano hanno avuto difficoltà a scrivere il titolo. Non si sa perché hanno cambiato il nome. Ok, c'ho la pozione. Così posso già prendermi la scorciatoia. Guardate, si tira contro la porta e si apre. Addio. E dai, perché la tirate in avanti? C'ho dietro di me pura, sempre pura, dietro di me. Questa è anche una scorciatoia, passare sull'erba. Non ti rallenta neanche troppo. È un'altra pozione, così prendiamo di nuovo la scorciatoia, guardate. Perfettissimi siamo. Questa pozione la tengo per dopo, tanto non mi serve. Guardateli dall'altra parte che passano. Cioè, li ho quasi doppiati. No, quasi no, sto scherzando. Guardateli, lì di fianco, li vedo passare tutti. Vai, prendiamo di nuovo la scorciatoia. Cavolo, sapete che mancava poco che li doppiassi però, Mi bastava un altro giro. Mi bastava davvero un altro giro per doppiarli. Addio a tutti. Il tempo va a scalare proprio. Premi per continuare. Ok, premiazione, non li guardiamo. Hai vinto un trofeo. Perché la reliquia è spostata da lì? Guardate come sono messi male. Trofeo, chiave e reliquia lì in cima. Puoi andare più veloce in curva con il derapace di potenza. Per accedere a questa funzione, sono un mago del derapace di potenza. Tieni premuto il tasto R1 mentre prendi una curva. Curva! Andiamo a salvare gente, Che ne dite? Facciamo un'esplorazione anche di questo mondo. Qui non ci posso ancora andare, lo so. Devi raccogliere il numero di troferi. Lo so, me l'hai già detto una volta. Sto andando solo a salvare, non ti preoccupare. Qui c'è lo schermo, Qui sotto, giusto. È inculato questo schermo. Vai, salva, salva. Pam, 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 pam. Che bella musica! Ok gente, per questo video è tutto. Abbiamo sfidato Reaper Roo, battuto. Abbiamo quasi doppiato gli altri in questa ultima pista, che era Tempio Tiger. E nel prossimo episodio andiamo a vedere cosa andremo a fare. Che pista c'è? Vediamo se ci becco. Voglio beccarci io. Vediamo, qui c'è... No, Piramide Papu. No, Parco Cocco, è vero. Piramide Papu c'è dopo. Piramide Papu c'è una scorciatoia, gente. La vedrete poi. Quindi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.
Gente, Parco Coco è per me la pista più noiosa di tutte. Lo vedrete perché.